Com'era storia? Ecco, me l'hanno dato spento e quindi è così. Ciao! Tutto bene? Allora, eccoci qua. Dunque, adesso è un po' una roba spessa quella che arriva adesso. Veramente, 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 veramente spessa. Al di là di tutte le battute, al di là dell'amicizia, della frequentazione che abbiamo avuto in tanti anni, tutto sommato siamo, credo che ci unisca una comune condizione spirituale, diciamo, no? Quindi che in Fabio è una sorta di perenne timidezza, nonostante la sua grande figura, questa sua mente volitiva e una grandissima energia che viene fuori da questo essere, che ogni volta che lo vedo mi sembra di incontrare Kit Carson, che voi non sapete neanche che cos'è, ma è un grande personaggio dei fumetti degli anni 70. Eppure dietro si porta sempre questa... io la chiamo timidezza, forse si potrebbe dire anche una certa umiltà di fondo, ma vera, non l'umiltà di quelle, come si può dire, uno fa l'umile ma sapendo di essere un padre eterno, no? Quindi non c'è proprio questa, e lui se l'è sempre portati dentro, e tutte le volte che lo vedo mi continua a trasmettere questa sensazione. E allora spesso e volentieri siamo, siccome mi sento anch'io un po' così, sono obbligato a mettere la faccia nelle cose che faccio, lo faccio volentieri perché amo il mio mestiere, quindi lo faccio, ma siccome questa vibrazione in qualche modo ce l'ho anch'io, tutte le volte che ci incontriamo, ci guardiamo, e c'è una sorta di, come si può dire, di vibrazione amicale che viene fuori da queste robe, e tutte e due, o almeno questa è la mia sensazione, quella di non voler mai disturbare l'altro, quindi di essere così. Vuol dire che dietro comunque questa grande figura e soprattutto questa grande storia che adesso vedremo assieme, c'è una grandissima persona che ha fatto tanto per la musica, che ha fatto tanto per i giovani, che ha fatto tanto per questa città. Una persona che si è spesa in prima persona, facendo probabilmente di più di quello che sarebbe servito, e ha ottenuto molto meno di quello che avrebbe meritato di ricevere. Fabio Treves. Che presentazione! È tutto improvvisato, eh? Hai visto che non ho scritto niente? Probabilmente te l'hanno spento. Aspetta un attimo, so dov'è il bottoncino, me l'hanno comunicato, mi hanno mandato un fax. Eccolo qua. Eccoci qua. No. E come no? Questo qua spento doveva essere per te, forse. No, sì. Qui. Beh. No, vai, dicevo, dopo cominciare questo... a allargarti, sì. Tu. Ci sediamo? Possiamo sì, sediamoci. No, dicevo che una presentazione del genere neanche alla prima comunione me l'hanno fatta. No, non lo so se... No, è tutto dovevi giusto. Anche vivere per riceverla, no, la prima comunione, non è un problema. È tutto giusto, io aggiungo che quello che diceva Franco è dovuto anche a una condivisione di valori. E i valori sono quelli della buona musica, ovviamente. Cioè, io lo conosco da più di 50 anni, lui era uno dei miei idoli giovanili, non perché fossi molto più giovane, ma perché io ero uno studente che non sapeva suonare niente e lui già suonava la chitarra, nei mitici quelli, che io andavo a vedere nei localini di Milano, che ce n'erano soltanto due o tre. Poi dopo lui ha fondato la PFM, che è un qualcosa di storico, di importante per l'intera storia della musica italiana, e qua scatta il primo aneddoto. Negli anni 70, abbiamo preparato un cavolo. Negli anni 70, dovete sapere, carissimi giovani e amici,
andavano di moda delle, dei generi musicali che erano il cantautorato politico, che era il progressive rock, il jazz di avanguardia e di rottura, a mio avviso molto di rottura. Molto di rottura. E quando io dissi per la prima volta che volevo fare del blues, la gente mi guardava e diceva: che cosa? Jazz? No, blues, blues, jazz, la stessa cosa. Ma poi perché fai blues? Guarda che il blues tra due mesi non se lo filerà nessuno. Sono passati 42 anni da quel famoso giorno del 1974 e io invece ho fatto il blues, ho continuato a fare blues, non ho mai firmato un contratto, non mi si vede quasi mai in televisione, e la qualcosa mi rende felice e con me stesso, in armonia. Ho sempre pensato che il blues fosse un modo, un genere, uno stile di vita per avvicinare la gente. Il blues non è un genere come tutti gli altri, il blues è la musica origine, la musica fonte. Dal blues è nato il jazz, è nato il bebop, è nato il rock and roll, è nato il rhythm and blues, è nato il beat. E quindi sono felice quando nelle presentazioni dicono: ah, Fabio Treves è uno dei padri del blues made in Italy. Mi fa piacere, mi fa piacere. Ma il motivo di orgoglio più grande è questo, è quello di poter far capire a dei giovani, beati voi, che per me il blues è uno stile di vita, che per me il blues è come nel film Blues Brothers, è andare a attaccare le locandine, i manifesti, quello che diceva prima Franco, e di questo lo ringrazio. Cioè, l'essere umili, io ho aperto il concerto 3 mesi fa del Boss di Bruce Springsteen, ma sono esattamente uguale a quello di 3 mesi fa, non è che perché ho aperto di fronte a 75.000 persone il concerto di Springsteen me la tiro. Vado in giro a attaccare i volantini dei miei concerti. Qualcuno mi dice: ma Fabione, ma ti ho visto in Corso Buenos Aires che attaccavi i volantini. Allora? Cioè, il miglior promoter del musicista è il musicista stesso, e lo dico a voi come insegnamento. Cioè, non vergognatevi, cioè, siete voi che dovete credere nella musica che fate. È un modo per resistere al logorio della vita moderna, alla sottocultura. Cioè, è possibile che si debbano vedere i concerti dei Pink Floyd e dei Led Zeppelin alle 3 di notte su Rai 5? È una roba brutta, vergognosa. Eppure è un servizio pubblico. È un servizio pubblico, noi nel momento in cui paghiamo il canone, cioè è un servizio pubblico. Perché mi devono far vedere dei filmati interessanti con le interviste a Andy Warhol, alle Velvet Underground, soltanto in ore assurde? Con questo cosa voglio dire? Che a me ha fatto piacere, molto piacere, rispondere all'invito di Franco e del CPM, perché ho la possibilità di interagire con voi. Qualcuno magari lo vedo ai concerti, qualcun altro invece scopre per la prima volta chi è Treves, il Puma di Lambrate. Tra l'altro, apro una parentesi per chi non lo sapesse ancora, ci tengo: il Puma di Lambrate perché 40 anni fa era atteso a Milano John Mayall, lo conoscete, il grande scopritore, l'inventore del British Blues Revival. E un giornalista scrisse: tra pochi giorni arriverà a Milano John Mayall, il leone di Manchester, però non dimentichiamoci che a Milano noi abbiamo Fabio Treves, il Puma di Lambrate. E questo simpatico nomignolo mi è rimasto nel corso degli anni. Chiaramente qualcuno più imbecille di altri: uè, Pullman di Lambrate, quale Pullman di Lambrate? Puma di Lambrate, ah no, pensavo il Puma, eh sì, la ferrovia, te saluti. Allora, no, è così, eh? Vedete la cosa bella? Vedete la cosa bella? Allora, siccome l'aria meneghina è un'aria che comunque soffia, e quando soffia veramente forte. Ed è impegno, ed è fatta di entusiasmo, ed è fatta di lavoro, è fatta di queste cose. E allora il fatto di aver beccato quest'aria e di averla coniugata con un mondo che adesso cercheremo un pochino di scoprire, perché il blues è una bella parola, poi in qualche modo dobbiamo capire un po' bene cosa sia, oltre che ascoltarla, no? Anche perché
tu sei di una generazione che sai benissimo come gli americani con la K in un periodo particolare. Poi c'è un altro episodio bello. Vai. Gli americani con la K in un periodo particolare la prendevo, cioè guai. Io sono sempre stato un fautore che stamattina l'incontro si chiama chi fa musica ha emozioni da vendere, e quindi ha emozioni da vendere significa tutto, soprattutto significa il mondo delle emozioni, e il mondo delle emozioni da questo punto di vista ha a che fare con l'umanità, e l'umanità non è targetizzabile, e soprattutto l'umanità non appartiene a un territorio, appartiene al territorio del pianeta, e quindi se c'è un territorio dove nasce un'umanità che sviluppa un elemento di comunicazione attraverso il suono e la musica che restituisce o ci restituisce un mood, un feeling, o quello che si chiama, ma diciamo un clima che mi piace di più come tipo di cose, capace di realizzare un clima che appaga il meneghino o appaga lo spagnolo o appaghi chiunque, quel tipo di clima lì è un clima in cui io posso riconoscere una storia di uomini, storia di persone, storia di luoghi, e il blues da questo punto di vista ha dietro una storia pazzesca, una storia che non è soltanto sofferenza, è anche questo, ma voglio dire, tutto questo poi viene traslato da suoni. Il fatto che poi sia qua a Milano o da un altro punto di vista va benissimo. Quello che chiaramente non piaceva all'epoca è che... Oh, e qua ti voglio. Aspetta. No, aspetta. Che non piaceva... No, finisco. Sì, vai. Che non piaceva all'epoca era che dietro questa storia qua ci arrivassero le patatine, gli hot dog e tutta una roba che con il blues francamente non c'entrava un cacchio. Nel senso buono del termine. È stato il periodo in cui si discuteva molto di questo, però lo spirito, quello rimaneva, e adesso ce lo racconti un po' tu. Allora, lo spirito era che praticamente adesso è facile, è difficile per me farvi capire, farvi entrare in quegli anni. Mi piacerebbe avere la macchina del tempo, perché andavi nei negozi e dicevi: buongiorno, mi dà per favore il secondo LP dei Pink Floyd? Chi? I Pink Floyd? No, come dire, cioè, ma vieni qui nel negozio di dischi a chiedere i Pink Floyd, chi sono? Abbiamo Rita Pavone. Se vuole, abbiamo l'ultimo. Allora io pigliavo il treno alla stazione centrale, andavo all'Innovazione di Lugano, dove chiaramente i ticinesi erano già più avanti, e mi pigliavo il disco, andavo nei negozi di strumenti musicali: buongiorno, vorrei un'armonica a bocca in si bemolle. Cosa? Un'armonica a bocca, sa quella lì? E mi davano la Bravi Alpini, che era un'armonica lunga così, che serviva di accompagnamento, ma non... C'era un canale solo in bianco e nero, e purtroppo c'erano dei giornalisti musicali che volevano mantenere il blues in quella nicchia, infatti la musica di nicchia, ma il blues, perché poi non c'era ancora il politicamente corretto, quindi quei giornalisti dicevano: ma tu vuoi fare la musica dei negri? Ma cosa c'entri? Tu sei di Lambrate, allora... Va bene, scusa, ma... Sì, perché la malinconia, cioè, è di Lambrate o di che cosa? Non ho capito, ma il riscatto sociale, il valore della solidarietà, il valore della pace, il valore dell'ambiente, tutte queste cose qua che sono presenti nei blues, ma nei blues degli anni 30, 40, 50, del 2000, insomma, a me piaceva il blues, perché dovevo, oltre al fatto che non ero capace di suonare nient'altro che non questo strumentino qua, devo riconoscere a distanza di tanti anni che Franco e la PFM in generale sono quelli che non mi hanno mai sorriso quando mi vedevano, magari non mi consideravano un grande artista, però non mi hanno mai fatto il sorrisino di cosa fai il blues, ma sei scemo, ma il blues li lascialo nel Mississippi ai negri e basta, chiudi. Per fortuna questi giornalisti sono passati a miglior vita e ormai danni non ne fanno più, e non voglio neanche fare i nomi perché è brutto fare i nomi. Voi provate a pensare, uno come me che gli piaceva il blues e veniva tirato giù dal palco, mi ricordo, perché dicevano: tu canti in americano. Vabbè, ma se il blues è in americano, non è che tu canti in americano, l'espressione più alta del capitalismo, e patapim patapam, menate lungo un secolo. Però io il blues
mi piaceva allora, mi piace adesso e mi piacerà anche domani e dopodomani. Quindi ho continuato a fare blues. La fortuna che in mio aiuto sono arrivati quei due o tre episodi importanti, il film Blues Brothers, dove io mi sono ritrovato in quei due lì che andavano ad attaccare i manifesti e facevano un repertorio che io facevo già da anni con la mia Treves Blues Band. Poi sono arrivati chiaramente i grandi cantori anche del rock, e uno di questi è sicuramente il Boss. Poi dopo sono arrivati i Nirvana, i Clash, che comunque partivano dal blues, perché hanno fatto anche dei blues, delle versioni di blues di 50 anni prima. Adesso però mi sono tranquillizzato, sono in armonia con me stesso, sono felice. Ho festeggiato i 42 anni di blues della Treves Blues Band. E ripeto, è un grandissimo onore e piacere calcare questo palco, arrivare in una scuola di musica con la S maiuscola. E soprattutto vi invito... Che tu hai visto nascere, tra che l'altro. Io ho visto nascere, e soprattutto vi invito, il consiglio che vi do da vecchio trombone: ascoltate tutta la musica, anche se vi piace il heavy metal, ascoltate il jazz, la bossa nova, le grandi voci femminili del passato, perché soltanto ascoltando musica... Ascoltare musica è conoscenza, è fare della cultura per procedere meglio. E soprattutto non pensate di essere arrivati mai, ma mai, 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 mai. Andate avanti, sempre su quella vostra strada. E ricordatevi, qui spero di non offendere nessuno, per me tu sei un bravo musicista se riesci a fare la tua musica con passione. Non sei bravo perché vinci contro un altro in un talent show televisivo. Quella lì è un'altra cosa. Tu sei bravo se ci credi, sei bravo se ci credi. Sei bravo se non fai dei compromessi. Sei bravo perché suoni nella cantina, vai a fatica in una scuola, fai fatica a trovare degli amici per fare la musica che ti piace, e quindi continuate ad amare la musica. Questo è il mio modo di ragionare. Non sono sicuro che sia il migliore, però sono qua ospite, quindi posso dire quello che voglio, o no? Tranquillo. Qua tutti possono dire quello che vogliono. Però a tal proposito, una roba di un secondo. Prego. Di 10 secondi. Questo qui è lo strumento, uno degli strumenti più vecchi che ci siano e più piccoli che ci siano. Io quando faccio questa cosa qua, che adesso faccio, mi ricordo che la facevo già nel bagno del liceo classico Carducci 50 anni fa. Prima di fare questa roba qua, fammi dire una cosa che consente di fare questa roba qui ancora con più piacere. Va bene. Allora, stamattina abbiamo detto una cosa importante. Tra le tante cose che sono state dette, ma c'erano proprio scritte, in uno dei sei grandi elementi che costituiscono i poteri del suono della musica, quindi questi qua, vi ricordate che vi parlavo dell'intervallo melodico. L'intervallo melodico è quel qualche cosa che ci dà l'opportunità e la possibilità di sperimentare non soltanto il piacere di ricordare qualcosa, ma anche di vivere qualcosa che nel DNA sta in tutti noi. Bobby McFerrin è uno di quelli che dimostra, per esempio, come la scala pentatonica è qualcosa che, se anche non conosci, appena l'ascolti la percepisci immediatamente. Allora ci sono questi elementi che sono suoni, perché quando si parla del blues non dobbiamo immaginarci un mondo di quelli allucinanti, è molto più piccola la storia, ma è nello stesso tempo ancora più pregnante, più valoriale, perché sono suoni, e questi suoni qua, tu attraverso questi suoni ti trovi proiettato fuori dagli spazi, fuori dai luoghi, fuori dalle metropoli. E quindi ci si trova insieme attorno ad un territorio, che è il territorio del sentire, che è comune a tutti. E quindi fare una tonica, una terza minore, una settima e una quinta, per esempio, sono già degli elementi che ci portano a vivere insieme una meraviglia. Prego. No, sai perché facevo questa faccia? Perché adesso dico una cosa, magari stanno anche registrando, mi dovrei vergognare, che io in 67 anni non ho mai... Non sono mai riuscito a studiare musica.
non ce ne frega un cacchio. Ma la suoni, però, però andare in una scuola di musica e fare un'affermazione del genere, magari qualcuno in fondo dice vabbè, ma allora sei, non allora sei tutto chiacchiere distintivo, cioè, allora sei un buffone, vai via. Per il semplice fatto che la musica si vive, non si suona, allora, è una cosa diversa. Allora chiudete gli occhi, voi non siete al centro di professione musica, siete New Orleans. Fuori a New Orleans, fuori da quei capanni dove fa caldo, cioè un po' meno caldo di qua, però fa caldo. E c'è lì un anziano musicista che ha smesso di lavorare nei campi e non ha nient'altro che questo strumento. Allora cosa faccio? Ma suono qualcosa, che cosa? E sente in lontananza la ferrovia che passa di fianco a lui, gli rompe i maroni tutti i giorni, e si mette a fare questa roba qua. Chiaramente a New Orleans dietro la capanna non c'è l'impianto voce, giusto? Vero. E quindi tieni il microfono. Grazie. Sentirete dopo con la band, Allora, quella volta dei Pooh, fammi raccontare dei Pooh, dai. No, io voglio sapere come l'hai scoperto il blues. Voglio sapere la prima volta che hai trovato un'armonica. Allora, mio padre era un grande intenditore di musica. Lui portava a casa di quei 78 giri, 33 giri, di tutto, dalla bossa nova, lo swing, Bessie Smith, Malia Jackson, il gospel, Ella Fitzgerald. E quindi capitava di ascoltare questa musica. Quando negli anni 60, che arrivavano i primi gruppi, che sempre quei giornalisti affettuosamente chiamavano, dando una definizione molto, molto pregnante, gruppi capelloni, perché dicevano sono arrivati i primi gruppi capelloni, ma di il nome, no vabbè, e io sentivo un qualcosa di familiare ed era semplicemente la riscoperta del blues da parte dei musicisti che arrivavano dall'Inghilterra soprattutto. E lì ho cominciato a interessarmi, a scoprire, a comprare i 45 giri, ma la luce l'ho vista nel 65 al concerto degli Who, che loro sono ottimi studenti, sapranno chi sono, però per chi non lo sapesse, chiaramente bocciatelo subito. Gli Who sono uno dei grandi gruppi capitanati da Roger Daltrey, il cantante che suonava l'armonica, ma prima degli Who... No, perché... Dopo fammela raccontare, è bella, dai. Va bene, insomma, e allora anche Red Calzian che viene venerdì, giovedì viene. Allora c'era questo cantante che si chiamava Paul Bradley, in arte Mal dei Primitives, e lì veramente mi sono innamorato, non di Mal, dell'armonica. Quindi non è stato Dylan? No, anche perché Dylan arrivò un po' in ritardo, cioè Dylan i primi dischi li ha fatti agli inizi degli anni 60, ma Dylan qua abbiamo incominciato a conoscerlo a metà più o meno degli anni 60. Vabbè, mi chiamano i Pooh, mi telefona Robby Facchinetti, no perché è bello, perché si riallaccia e mi dice Fabio c'è da fare questo pezzo qua con l'armonica, e allora entro in questa sala dove c'è un leggio in mezzo, una sala grossa come questo
questo spazio, e intorno tutti quelli della casa discografica, c'erano i Puccia, c'era la Caterina Caselli, c'erano i Fonici, il direttore, eccetera, eccetera. Io lì, porca miseria. Quindi in diretta con l'orchestra? No, era un briefing? No, no, era un pezzettino. Allora, questo qui è quello che dovrei fare. Porca miseria, dico, come faccio adesso a dirgli che non sono capace di leggere la musica? Che figura faccio? Allora lì ho fatto il classico camuffo alla Treves. Per favore, mi mandate il pezzo, che magari prima lo ascolto. Mandano il pezzo e io subito dopo, pim pum pam, anche perché mi chiamavano buona alla prima in sala d'incisione, e lo fanno, fermi tutti, va bene quello che hai fatto, va bene così. Sospiro di sollievo, dopo 20 anni mi richiamano i Pooh per fare un'altra cosa. Dico, senti Roby, sono 20 anni che io ce l'ho qua, ti devo confessare una cosa. Ti ricordi quella volta? Dello spartito, come no? Guarda, io allora, ma anche adesso, non so leggere. Fa, sì, ma l'avevamo capito. Vabbè. Allora, buono la prima. Sì. Poi l'altra cosa che volevo dire, non per toglierti spazio, per farvi capire la mia zucca che è aperta, perché è come il paracadute, deve essere bello aperto, sennò non serve a niente, se tu hai una zucca, boom. A me piace tutta la musica, e la cosa che più mi ha fatto piacere nel corso di questi 40 e passa anni di musica è che mi hanno chiamato dei musicisti non di blues. Io sono uno dei pochi che ha avuto la fortuna di suonare sia nei dischi di Celentano che di Mina. Poi ho fatto anche l'ultimo disco di J-Ax, però mi ha chiamato anche Bertoli, però mi ha chiamato Finardi. Poi ho suonato sul palco 2 volte con Frank Zappa, che non è proprio uno che era famoso per essere musicista di blues. Volevo chiederti questo. Però, no, pensavo che dicessi che palle. No. Tu mi raccontassi questa cosa di Frank Zappa, perché voglio dire, è una roba di quelle... L'incontro con Frank Zappa è stato qualcosa di magico. Io l'ho incontrato per la prima volta a Monaco. Sai perché? Perché è un incisore di musicisti. Frank Zappa era uno che i musicisti li ammazzava. E quindi il fatto di essere riuscito a uscirne vivo... Sapete quella lì sui chitarristi, sì. I chitarristi sono quella categoria di musicisti che passa metà del loro tempo a cordare la chitarra e l'altra metà a suonare scorazzonati. Lo diceva Segovia, va bene, ma vai. Vai, tu invece aveva ragione. Sì, certo. Allora, incontro Frank Zappa, si sono incrociati i nostri sguardi. Lui ha capito che non ero il solito fans invasato, evidentemente ha capito bene, perché io sono stato lì modesto. Aspettate un momento, io ero con un mio amico ed ero andato a Monaco per capire, perché questo mio amico era quello che poi organizzava il tour di Zappa. Aspettate un momento che sto facendo la scaletta. Abbiamo aspettato 2 ore e un quarto fuori dal camerino, perché Zappa passava più tempo a stilare la scaletta che non a fare il concerto. Però quando poi si è presentato, non so com'è, ma veramente si sono incrociati i nostri sguardi, e a me sembrava di conoscerlo da sempre, sai, perché poi l'amicizia è questa cosa qua, no? Tu incontri uno e ti sembra di averlo visto la sera prima in tosteria. Poi, ma da quant'è che non ci vediamo? Ma saranno 30 anni, quanto? 45. E l'amicizia è questa cosa qua, no? Il senso di appartenere a una stessa categoria, a una stessa filosofia di vita. E lui a un certo punto a Milano mi ha detto: senti Fabio, ma cosa ne dici se ti chiamo sul palco? Io sapevo dai suoi musicisti che Zappa era uno che non chiamava nessuno se non la sua band sul palco. Perché? Parlando del concerto di Lidruscalo. Di Milano. Perché Lidruscalo? No, quello al Palatrussardi. Okay. Perché era rimasto scottato da quello che gli avevano combinato John Lennon e Yoko Ono nel 71 al Madison Square Garden. Lui li invitò sul palco e questi qui cominciarono a fare le loro robe da fuori di testa. Yoko Ono a fare dei gargarismi che sono durati delle mezz'ore. E lui da allora decise di non chiamare nessuno sul palco. Allora io ho detto, ma guarda, perché mi devi prendere in giro? Sono un povero Cristo, vengo da Lambrate. Cioè, no, ma io ti chiamo sul palco. Mi ha chiamato sul palco ed evidentemente deve essere rimasto soddisfatto, perché mi ha chiamato 3 giorni dopo a suonare anche a Genova, un pezzo chiaramente, perché non è che si può volere di più. E anche quello lì è una piccola medaglietta che, senza, però quando si dice Treves è l'unico musicista italiano a aver suonato con Frank Zappa. Fategli una No.
perché io non ho mai suonato con Frank Zappa, perché l'ho incontrato due volte. Però per la proprietà transitiva, avendo tu suonato con Treves, è come se tu avessi suonato con Frank Zappa. No, però proprietà non transitiva, non me la sono inventata io. Non voglio raccontare i miei anni di conferenza Zappa, ma mi interessano i tuoi. Io se ricordo che... a tutti voi che il 21 dicembre sì? uscirà per la collana della De Agostini, i vinili del blues, un vinile mio del 1988 chiamato Sunday's Blues, nel quale compare, con tanto di fotografia all'interno, Franco Musida. Il mio, che meraviglia. Vabbè, uè. Che meraviglia. Ne approfitto, dai. Dai, senti una cosa. Che bella allora, gente, quanti giovani. Tu. Bastardi. Scusate, ma mi è venuto dal profondo del cuore. Non ho capito che cosa aveva detto ultimamente, ma fa niente. Allora, mi sono perso un pezzo. No, ho detto che quanti bei giovani, ah, sì, bastardi. Bravi, bravi, bravi. Senti una cosa, mentre invece tu arrivi a Milano a portare e a fare questa grandissima semina e aspetta, fate una seminata di quelli micidiali. No, perché stiamo registrando, magari qualcuno taglia e taglia sul semina. Domani arriva la pula a casa mia e dice: scusi, no, lei ha fatto la semina, no, vogliamo no. vedere i frutti, per esempio. Vabbè, non c'è problema, tanto voglio dire. È brutto. Ma sì, dai, tanto non voglio dire. Le canne non hanno mai fatto male a nessuno. Ma al di là poche e come esperienza di vita continuative non lo so, io poi mi sono stufato subito e poi problema. Terapeutiche già come, ma no, già come dicevo prima io sono già fuori come un balcone, se poi mi faccio anche le canne buonasera, cioè, e diventa un problema. Come un citofono, non come un balcone. Una volta eri fuori come un balcone, adesso come un citofono. Vabbè, mi sembra anche giusto, non ci sono più i balconi. Senti una cosa, volevo sapere, dopo che hai fatto questa bella seminata di blues. Che caldo che fa questo. Vuoi, no, no, è che non te lo posso rivoltare. No, 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 è che vuoi rivoltarlo dall'altra parte. È che pensavo di essermi una... Ma dai, che la prostata funziona ancora, non preoccuparti. No. Allora, la semina, siamo arrivati alla la semina. Senti, volevo dirti, quando tu hai fatto questa prima seminata, quindi ricordiamoci un attimino, 74 sì. e la Treves Blues Band, il repertorio di allora, che era un repertorio straordinario da un punto di vista proprio della... Sì. Vabbè, insomma, ci sono i vari Gimme Some Lovin', tutte queste cose qui che arrivano dai Blues Brothers e via di seguito. Everybody Needs Somebody. Everybody Needs Somebody, quindi tutto questo mondo meraviglioso di grande gioia, disperazione e gioia messe insieme. E che sottolineano il blues. Tu con questo strumentino qua, poi alla fine, perché la cosa bella è sempre quella lì, cioè noi arriviamo a una certa età e quando siamo a una certa età abbiamo visto che anche lì Local Hero che c'era prima, che era Ricky, è partito da ragazzo ed è riuscito a fare un percorso campando di musica, che è una cosa... Non è così facile, cioè bisogna riuscire a farlo. Io no. Allora, volevo in qualche modo ricollegarmi da un lato ai tuoi tanti interessi, perché sono importanti anche quelli. E quindi una volta fatta questa semina di blues, poi che cosa ci hai messo di fianco? Allora, io avevo capito che di blues non ci vivevano in America, dove i grandi bluesmen magari facevano il tassista, l'idraulico, il vigilante, i grandi magazzini. Qui ho detto, qua per sostenere questa mia passione mi devo trovare un lavoro e ho cominciato a fare il fotografo. Dal fotografo artigiano, una volta fare fotografo era proprio una professione artigiana, sono stato assunto e ho fatto l'insegnante di fotografia per 35 anni. Facendo l'insegnante mi potevo permettere di, alla fine delle lezioni, alla fine della mia giornata, di cambiarmi maschera e dal prof di fotografia diventavo il Puma di Lambrate che andava in giro a suonare la propria musica. Una delle tante attività che mi ha sempre affascinato è stata quella di portare la musica nei posti dove purtroppo non possono ascoltare musica, cioè case di riposo, carceri, manicomi criminali, unità spinali, ospedali, eccetera, eccetera. Questa è una cosa che mi ha sempre molto, molto gratificato e
mi ha migliorato, mi ha fatto capire che io, tutto sommato, come tanti altri, ero un privilegiato, ero uno fortunato, perché vi posso assicurare che andare a Niguarda, all'unità spinale, dove ci sono anche tanti, tanti giovani che per un tuffo, per un'impennata in motorino, per una pirlata rimangono paralizzati, è un'esperienza che veramente tocca. Oppure nei posti dove ci sono dei poveri vegeti, malati di Alzheimer. E quindi il blues anche come strumento di solidarietà, il blues come momento di crescita personale. E poi ci sono state tante tante belle cose, tipo l'esperienza radiofonica, prima Radio Popolare, poi a Rock FM, poi da 15 anni a LiveGate. E poi ci sono state le cose belle, forse quelle che più mi hanno dato soddisfazione, la scoperta di tanti giovani che si sono messi sulla strada del blues a percorrerla con entusiasmo, l'organizzazione di tante rassegne in giro per l'Italia. E poi adesso c'è stato recentemente questa gran occasione di aprire il concerto del Boss, di conoscerlo, di stringergli la mano, di fare le fotografie assieme. E ti posso assicurare, Franco, che io non l'avevo mai incontrato, è una delle persone più sensibili, più simpatiche, più generose, più intelligenti. Ha detto delle cose, ha fatto dei complimenti da persona intelligente ancora prima che da musicista affermato. Che sia una persona generosa lo si vede da tutti i concerti, per tutti i concerti che fa. Quindi, tre ore di concerto, quattro quindi, ore di concerto. Ma poi è uno che ti ripeto, quando ci siamo fatti la fotografia come dei ragazzotti, no? E ci siamo presi sotto braccio, mi sembrava di conoscerlo da sempre, un po' quello che succede con i grandi personaggi, perché l'esperienza che posso portare io è che quelli grandi, i big, tutta gente che ti sa sentire. Io ho suonato veramente Warren Haynes, Robin Ford, Larry Carlton, tanti musicisti di cui è inutile stare qui a fare l'elenco. Tutte persone tranquille, persone normali, e soltanto quelli, vabbè, io ho incontrato due o tre volte in Corso Buenos Aires, sono uno di quei personaggi che si vedono in televisione ogni due per tre, beh, ma chi sei B.B. King? Ma chi sei Janis Joplin? Eppure è così, perché se sei grande non hai bisogno di tirartela o di la guardia del corpo e la limousine, tutte cose inventate. Anzi, per farti capire, tempo fa mi telefona Claudio Trotta della Barley Art, che è il manager italiano di Springsteen, e fa: "Oi Fabio, dove sei?" Dico: "Guarda, sto scaricando gli strumenti, ho appena suonato qua a una festa della birra vicino a Como." "Ma perché, è successo qualche cosa?" "Cioè, era mezzanotte meno 10. No, ero qua in Corso Garibaldi col Boss e stavamo andando a pigliare un gelato, magari ci potevi raggiungere." Il Boss in Corso Garibaldi, il gelato. Eppure è così, ecco, vi posso assicurare che è così. Tutto. Lui. Comunque, quello che volevo dirvi è che... Posso strapparti una promessa? No, perché una queste critica. Cose qua bisogna cogliere al volo, sennò diventa un problema. Allora, noi dovremmo a febbraio inaugurare l'audioteca. Noi stiamo portando particolari audioteche in tante carceri in Italia, adesso sono 12. Quindi è un lavoro bello, interessante, sta nascendo una rete, visto che all'interno delle carceri non riescono ad avere luoghi dove poter ascoltare la musica in un certo modo. Io non ti faccio la supercazzola, non ti racconto come sono organizzate queste audioteche, però sono delle audioteche molto diverse dalle audioteche normali, diciamo. E dobbiamo augurarne qua intorno tre: una Monza, una opera e un'altra San Vittore. Però San Vittore io ci sono legato per ragioni mie di un po' di anni fa. Anch'io. E allora posso strapparti la promessa che quando invitiamo, quando inauguriamo l'audioteca, e lo facciamo con uno spettacolo, ogni volta che lo facciamo con uno spettacolo, ti invito. Questi tre carceri li conosco già, ho già suonato, e quindi sarà un piacevole ritorno.
Anzi, mi ricordo che l'ultima volta che sono stato a Opera, che è un carcere, diciamo, di massima sicurezza, dove ci sono i definitivi, dove ci sono quelli che scontrano delle condanne, cioè, mi è uscita una frase che è stata vissuta male, però ho detto che bello essere qui, perché poi suonare nelle carceri per noi che facciamo blues è una cosa bellissima, perché è l'unico posto dove ci stanno a sentire fino alla fine. Perché vedete la meraviglia di questa, di questo mondo che ci porta dietro, questo essere qua, al di là del fatto che lui non conosce la musica, ma alla fine i suoni che fa in maniera sempre diversa, in maniera sempre più partecipata, con tanto feeling diverso, alla fine i suoni sono pochi, e però questi suoni sono una meraviglia del cielo. Allora, intanto la prima cosa che mi viene da chiederti è raccontami qualche cosa delle esperienze che hai fatto. Adesso tu mi hai citato qualche aneddoto con qualche artista, ma li hai buttati lì, voglio dire, li hai buttati lì. Raccontami qualcosa. Allora, contrariamente a quello che si possa pensare, c'è una delle soddisfazioni quando vai a suonare con un artista, un musicista che non suona blues, devi cercare di, sì, magari di portare qualche nota blues, qualche, però non puoi andare a suonare nel disco di Branduardi, e quindi devi attenerti a quello, diceva, così devi fare, così, così, così. E devo dire che una delle registrazioni che mi hanno dato stranamente più soddisfazione, perché è uno completamente diverso dalla musica che faccio, è stato il disco, proprio l'ultimo, di J-Ax, quello che è uscito all'inizio di quest'anno, Il bello di essere brutti. Perché io non lo conoscevo, cioè lo conoscevo da delle cose che leggevo, però questo brano qua era un brano bello, era profondo, e allora ho cercato di fare un'armonica particolare, e riascoltandolo anche per radio, quando sono in macchina, quando sono a casa, è uno di quei brani che mi dà soddisfazione. Come si chiama? Ti ricordi? Non è necessario che tu te lo debba ricordare. Porca miseria, sai che non lo so. Ma fa niente, se ne frega. Andate a scoprirlo. Basta andare su fare una ricerca, mettere Il bello di essere brutti. Mi sembra che la traccia. Uno è Siamo fatti così, che non è Siamo fatti nel senso di siamo fatti. E l'altro invece è la storia di uno la storia di un giovane figlio di immigrati, però italiano a tutti gli effetti, con tutte le contraddizioni. Bello, vi consiglio di andare a sentire. Poi dopo, vabbè, c'è stata l'esperienza meravigliosa con un cantautore che purtroppo non c'è più, che era Ivan Graziani, Pierangelo Bertoli, Finardi, lo considero mio blues brother, e poi tanti, anche Grignani mi ha chiamato, e il mio piccolo. Sei nei loro dischi, quindi, sì. Oltre che aver suonato con sì. loro. E poi, vabbè, Celentano, perché Celentano è Adriano Nazionale, e quindi fa piacere. Io mi ricordo che lui era lì che mi faceva segno dove intervenire, perché praticamente si trattava di fare un video con la musica per il mercato americano, che stavano facendo un servizio su di lui, di quella canzone famosa che non è uno scioglilingua, e l'unico che poteva fare l'armonica mi ha detto: guarda, io ho chiamato te perché già l'altra volta avevi fatto un bel pezzo, però adesso bisogna rifarlo bene. Allora era bello, perché si vedeva Celentano che mi faceva tutti i segni, io che cercavo di intervenire. Alla fine è stata una cosa bella, simpatica. Poi Adriano è Adriano. Adriano non si discute, è come il Milan, o si accetta, lo si ama e basta. No. Adriani, Galliani. Senti una cosa, quanto tempo ci metti prima di distruggere un'armonica? Ma l'armonica è uno strumento molto particolare, perché subisce innanzitutto l'escursione termica. Cioè, io vado in certi localini che sono gelidi, e l'armonica la tiro fuori dalla valigetta, la suono, allora l'armonica la si butta via. Cioè, una volta la buttavo via, adesso che sono diventato un po' più conosciuto la firmo, anche perché mi hanno detto che su eBay, magari quando non ci sarò più, qualche 20-25 euro li si recupera. Quindi
È uno strumento simpatico perché lo si può portare dovunque, in tasca, non necessita di custodia, non necessita di grande manutenzione. È uno strumento che è nato tanti anni fa. Da solo qualcuno ti ha dato qualcosa? Cosa? Cioè, l'hai imparato da solo, hai studiato da solo? Sì, hai avuto sì. Qualche dritta? No, nessuna, proprio. Ma io mi ricordo i primi tempi, oh mamma, i miei compagni di scuola, io me la portavo a scuola e durante l'intervallo mi mettevo a suonare. E il commento più simpatico dei miei compagni di scuola era: ma non ti rendi conto che ci stai rompendo le balle? Basta. Cioè basta, non sei capace di suonarla, smetti. Poi c'erano i contest studenteschi, dove ogni liceo mandava il proprio gruppetto, si chiamavano gruppetti, quindi il Carducci, il Volta, l'Einstein, il Leonardo da Vinci, e si presentavano quelli tutti vestiti da Beatles, con la camicetta bella giusta, la giacchettina, e partivano Michel, ma bello, oh, delirio. E poi per il Leonardo da Vinci, per il Carducci, i Friday Blues Groove, mi presentavo io tutto nero, con i capelli tutti per giù. Per il Carducci, così. Quindi hai fatto il classico tu. Dieci minuti così. Arrivavano quelli del Leonardo da Vinci e dell'Einstein a dire... Chiaramente non ho mai vinto un contest studentesco. In questi contest chi vinceva una chitarra Fender Stratocaster. E sto parlando del 65-66. Poi quindi la chitarra... a pezzi come facevano. La dividevano a pezzi, lo beccava solo il chitarrista. Pazzesco. E così è stata, forse anche per un motivo di rivalsa, di riscatto, ho insistito, più mi dicevano che rompevo le scatole e più mi impegnavo a cercare di suonare bene. Quantunque non mi consideri né un virtuoso né un grande musicista, però quelle poche cose le faccio con passione, come il Krafen. Allora, cioè. Allora, se non ho chiamato così tanti, se ha suonato con così tanta gente, se è amato da così da tantissime persone, la parola grande o la parola piccola conta poco da questo punto di vista. Tu sei una persona che sa entrare in empatia con la gente e lo fa direttamente beccando il cuore delle persone, e quindi se lo fai sei un grande per forza. Beh, io ti ringrazio delle belle parole. Nel tuo caso sono parole sincere, quando le fa qualcun altro non capisco mai quando finisce il complimento e quando inizia la presa in giro. Molti mi dicono: Fabio, tu sei un grande, io dico grazie, no. Pinocchio. No, vabbè, al di là del grande o non il grande, no, anche perché è nel territorio del blues viverlo in questo modo, sì. Ah, cioè è proprietà del blues entrare nelle viscere delle cose fino in fondo senza tirarti indietro nulla o sì, senza risparmiarti niente. Sì, poi non dimentichiamoci che il blues racconta la vita che può essere la mia, la tua, la sua, di tutti. Cioè chi non ha avuto un momento di disperazione, chi non è stato mollato dalla ragazza, chi non si è incontrato subito con uno sguardo, con un incontro, una passione improvvisa, un momento di sconforto. Sono talmente tanti gli stati d'animi del blues che il blues è veramente la musica origine, la musica fonte, e che ne dicessero quei critici all'inizio, perché fai blues? Perché io capivo che attraverso il blues c'era dietro una storia, la storia c'è dietro anche ad altri generi musicali, ma nel blues veramente mi piacerebbe in un futuro poter ritornare qua e leggere dei testi dei vari bluesmen, dei vari cantori del blues, perché poi c'è il cantore del blues che parla della vita bucolica, agreste, c'è quello che invece parla della vita stressata, nevrotica delle grandi capitali dell'industria, ci sono quelli che cantano del sesso, ci sono quelli che cantano della loro vita di dipendenza della droga, ci sono
sono tanti, tanti grandi cantori, non è che ce n'è solo uno, diciamo, il blues, B.B. King, no, non è così. E alla fine ognuno di noi si può ritrovare in queste bellissime storie raccontate dal blues nel passato, ma anche nel presente, perché ci sono anche delle nuove leve del blues molto importanti. Ma lo possiamo fare in occasione del fatto che tu hai queste 40 fotografie che di cui mi dicevi? A noi piacerebbe in qualche modo dedicare, noi ogni Open Week ha un suo marchio attorno al quale lavorare. In questo caso, come ti dicevo, ogni musicista ha emozioni da vendere, nel senso più generale del termine. Allora, siccome i linguaggi sono fondamentali, e io ritengo che il linguaggio del blues nel dopoguerra ha rappresentato l'opportunità per anche noi, per tutta la nostra generazione, di vivere un disagio sociale forte, importantissimo, che poi ti ritrovi non soltanto nel blues tradizionale suonato dalla tua armonica, ma te lo trovi anche nelle melodie di dei blues brothers che dicevamo prima. Give Me Some Loving è una settima continua, è una sesta, è una quinta, sono sempre quei benedetti 4-5 intervalli che ti sbruciano le budella, e in tutti i modi, in qualche modo, sono la parte fondante di un movimento che dal dopoguerra in avanti ha rappresentato il modo per tanta gente di poter manifestare il proprio disagio, magari rivestito poi con un tempo veloce, con un tempo che ti dà carica, che ti dà cose. Per cui ci piacerebbe, e mi piacerebbe in qualche modo, raccontare quel mondo in questo modo. Per cui se tu ci sei... Sì, sì. Prima di entrare, un ragazzo che non vedo, sarà già andato via, quello lì del cofanetto, chi è? Dove sei? Mi impresse un momento il cofanetto. Praticamente lui è venuto una volta a un concerto anni e anni fa, e nel giorno del suo compleanno gli ho regalato questo cofanetto. Si chiama Gamma Mojo Walking, che è il titolo di una Gamma bellissima Mojo, canzone di Muddy Waters. Certo. Io praticamente una decina d'anni fa ho raggruppato queste fotografie, invece, che fanno parte della mia mostra fotografica, invece di fare una cosa costosa, patinata... che io sono per il popolare, ho fatto queste stampe, formato 10-15, formato cartolina, con dietro una veloce didascalia, e ci sono quelli che io ho fotografato e ho conosciuto negli anni: Frank Zappa, Muddy Waters, B.B. King, John Mayall, Stevie Ray Vaughan, Buddy Guy, Rory Gallagher. Purtroppo, ma non per colpa mia, non ci sono figure femminili, grandi cantanti femminili, perché purtroppo nel blues non ho mai avuto la fortuna di poter fotografare. Sono tutte fotografie analogiche che però posso benissimo ristampare per l'occasione, presentarle qua, e penso che magari da una fotografia, da uno scatto, da un'espressione, da una chitarra, da uno studio particolare di queste fotografie si capiscono tante cose. Ecco, finisco brevemente. Questa qui è una... Ma la cosa potrebbe interessarvi, fatemelo sentire. Allora, a questo punto va bene. Praticamente questa qui è una storia bellissima. B.B. King al Festival Blues di Pistoia nel 1984. Era un'edizione in cui c'ero io, c'era B.B. King, c'erano tanti altri, e poi c'era Pino Daniele. A un certo punto, verso le 4, sentiamo un trambusto. Era Pino Daniele con i fratelli, gli amici, i parenti, che stava smontando praticamente tutti i camerini. Aveva fatto un enorme spazio dove facevano da mangiare, cioè le salamelle, le cose, diciamo. E in un minuscolo camerino di quelli, sai, con la tendina sistemata proprio così alla bella Napoli, metto dentro la testa, e chi c'è? B.B. King. Allora dico: ma maestro, ha bisogno qualcosa? Perché, come si vede dalla fotografia, c'era un tavolino, due bottiglie d'acqua minerale e basta. E lui dice: no, va benissimo così. Dico: posso scattare una fotografia? Sa, sono anch'io sul palco. Fa: ah, sì, sei musicista, sì. Conosci Musida? Sì.
No, vabbè, no, vabbè, perché è una battuta. Sa che è una battuta, cioè io di battute, sono il maestro di battute, con il mio chitarrista. L'altra sera stavo, compio 95 anni. L'altra sera un concerto faccio alla chitarra elettrica. Pensate che il mio chitarrista ha suonato prima di Bruce Springsteen. Sapete cosa ha detto Bruce Springsteen quando siamo scesi? Che cosa? Niente. Niente. Vabbè, morale della favola, c'è qua B.B. King, il grande B.B. King, il più grande di tutti forse, fotografato da un giovane puma riflesso nello specchio. Vabbè, voi non vedete niente, ma fate finta di vedere tutto. E questo è blu, secondo me. Cioè, Pino Daniele stava facendo le salamelle di fianco e poi c'era B.B. King che dice: ah sì, un bel sorriso, pacciarotto. E pensate che B.B. King ha fatto più di 100 dischi, ha avuto non so quanti Grammy Awards, è stato invitato alla Casa Bianca, ha fatto dei cameo incredibili in Blues Brothers, in tanti altri film, ha fatto musiche da film, eppure era lì da solo, bello tranquillo. Vabbè, basta. Senti, grazie. Ci attrezziamo per questa cosa qua, ci attrezziamo. Sì. Se non riusciamo a questa Open Week la faremo, la prossima la faremo un altro, ma lo facciamo. E, perché dipenderà da te, non dipenderà da noi, quindi beccarti un'altra volta sarà problematico. E poi c'ho invece un'aggiunta di mostra di quelli non blues, quindi c'è Brian Ferry di Roxy Music, c'è Robert Plant delle Zeppelin, ci sono i King Crimson, ci sono Lenny Lovitch, c'è gli italiani, Finardi. Purtroppo non ho foto tue dal vivo, perché ogni volta che mi vedevano mi allontanavano. Facciamo una prima. Io sono amico di Mussida, sì, dicono tutti così, pedala, vai, veloce, Treves. Tanto adesso ne facciamo una ufficiale, dove è tornato, Sacramento, sarà da qualche parte, adesso facciamo una ufficiale. Senti, no, io volevo a questo punto... Senti, là in fondo c'è uno che sta russando. Cioè, sì, bravo. Ha detto, basta, non ne posso più, smettetela, vogliamo sentire suonare. Infatti. No, vabbè, dai. No, volevo ringraziarti ancora davvero tanto, ma non finirò di ringraziarti adesso, lo farò dopo. Noi ci siamo attrezzati un po', tu mi dicevi, vabbè, non c'ho bisogno di... Ci siamo attrezzati un po', come sai bene, qua è tutta questione di feeling, come si dice. Come diceva il mitico Cocciante. Esattamente, quindi hai capito. Anche con Cocciante ho fatto il disco. Perfetto. Allora, e quindi... Dall'LP Cerva Primavera si chiamava Gomma, il brano blues che ho registrato con Cocciante. E nel coro Rosanna Casale e Aida Cooper, due nomi femminili. Due voci importanti. Belli. E allora ci siamo attrezzati, abbiamo fatto il nostro piccolo casting, che ha fatto D'Autorio e li ha presi a legnate tutti, ce ne sono passati credo tre o quattro, adesso non so quali sono sopravvissuti al casting, però tu mi dicevi che sono bravi. Che sono sopravvissuti al casting. Sono veramente bravi. Sono veramente brave. Brave le due ragazze, di cui mi sfugge il nome, scusate, ma hanno certa età. Bravi, sì. Gli altri. E soprattutto mi ha impressionato il fatto che suonano e interpretano questi due brani famosi facendo quello che devono fare, senza esagerare, senza dimostrare niente, e questo li rende bravi. Potrei dire bravini, no, bravi, perché... Chiamiamoli perché sul palco, sì. Allora, sì. Chiamiamoli sul palco. Quella. Te lo metto qua. Ops. Allora, ti ho rotto io. No. Io voglio evitare di storpiarvi i nomi. Chi è che deve finire qua adesso? Allora. Francesca. Un applauso a Francesca. Leonardo, un applauso a Giuseppe. Un applauso a Giuseppe. Alessio. Un applauso ad Alessio. Sì. Andrea. Un applauso ad Andrea. Luigi. E un applauso a Luigi, sopravvissuti del casting di D'Autorio. Flavio Treves. D'Autorius,
non si sa bene dove sia. Lui è un uomo. Aveva la scialata del bingo. Non lo so, probabilmente. Perché a volte è il bingo, a volte invece è la riunione condominiale. La riunione condominiale? Un bingo, un bingo. Sì, organizzo con gli anziani il bingo. Vabbè. Vi lascio il palco. Perché spesso ci sono le capito? Per mettere in cattiva luce, diciamo, l'ospite, siamo sicuri che facciamo questa per prima, sì, poi fanno l'altra e l'armonica, perché queste armoniche diatoniche, ognuna è in una tonalità diversa, quindi se il pezzo è in si bemolle e io invece ho un'armonica diversa, non così mi hanno detto, poi dopo. Va bene, pronti? Non emozionatevi però, dai, ostrega. Via. I'm
Qua datemi il microfono un attimo che abbiamo un cambio di canto, non di campo. Elena, ciao. Vabbè, presentiamo questo qui, è un famosissimo successo di Steve Ray Vaughan, Pride and Joy. Sai che hai bisogno di aiuto? Ce la fai? Occhio che ti arriva una microfonata. Aspetta. Prod and Joy. Thank you.
Ragazzi del CPM, l'applauso va a loro, un applauso mio personale, bravissimi veramente. Io vi auguro di intraprendere una, così, non tanto una carriera, ma di continuare a suonare la musica che amate, anche se magari non è il blues. Speriamo che di essere un fortunello, di portarvi veramente buono. Non è che voglio fare il Maria De Filippi della situazione, il Mario De Filippi della situazione, però per me, ok. No, veramente, bravi, bravi, bravi. Non vedo la tua collega, andata via. Aspetta, no, volevo no, chiedere... No, c'è, dai. Allora, fateci una foto, dai. Sì, adesso la facciamo tutti sinceramente. Tu l'hai conosciuto all'inizio. Come lo senti oggi il CPM? Come lo senti? Come lo senti? Come ti senti? Come ti senti qua? Ma come ieri, l'altro ieri, come domani. Uguale? Cioè, uguale. Già, no, voglio già, dire... Già il fatto che dopo 30 anni mi ha invitato non è uguale. Cioè, non è vero, perché invitato è stato tutti. Ha invitato tu, la prima volta che vengo. Ma... No, sua moglie è diversa, cioè mi ha detto, ma magari tanto in tanto fatti vedere. E lui ha detto, sì, dallo psichiatra. Non è carino quello che hai detto. No, vabbè, scherzo a parte le battute. Cosa si può dire di te? Potrei dire tante cose, però in questo momento non me ne viene in mente nessuno. Cioè, no, no, sono bravi. Io spero che ci siano altre tante brave persone, bravi musicisti, bravi cantanti come loro. Non sono la persona più adatta per dare, veramente, io sono, non mi sento né un docente, né il padre del blues, padre una volta, adesso il nonno del blues. Adesso puoi insegnare. Però veramente bravi, dateci dentro, rimanete umili, rimanete grintosi. Io ti consiglio di vendere la pedaliera, perché con quella lì puoi fare un viaggio a Las Vegas. Cioè lui praticamente, voi non lo vedete in fondo, cioè ha una serie di pedali che io non lo so, ma cosa hai dovuto vendere? La macchina? È pazzesco. Comunque complimenti, se poi dopo decidi di vendere qualcuno dimmelo, che magari mi servono. Cioè. Ok. Questo è perché tu possa viaggiare, in questa città grigia c'è un luogo... Pieno di cose. Potrei sapere chi ha fatto il disegno, perché veramente merita i miei complimenti, perché che è tra l'altro quello che ricorda l'evento, giusto? È quello sulla locandina che mi è arrivata a casa. Sì, è quello che ricorda, bello, simpatico, sì. Fresco. Bene, sono contento che ti piaccia, noi abbiamo sposato subito l'idea di... Perché il problema era quello di raccontare questo posto è un casino,
perché è pieno di tante cose, per quello che ti dicevo, sì, sì, ho capito. Che negli anni in qualche modo noi siamo andati avanti, quindi c'è tanta gente che ormai arriva un po' da tutta Italia, prima faceva fatica a arrivare da tutta Italia, per cui c'è stata una maggiore responsabilità. Noi siamo felici, come dicevo oggi, se CPM è così com'è, lo dobbiamo loro, chiaramente. Noi cerchiamo di mettere insieme le cose fatte bene, ma soprattutto cerchiamo di fare, e abbiamo cercato di fare con questo, una cosa che tu non so se ce l'hai, però semmai... Cosa? È questo. Cos'è, la Laura? Laura. No, io tra l'altro tenevo a dire una cosa... Fategli un applauso, perché adesso questa roba qua... Io volevo dire una cosa che magari mi è sfuggita, ma uno dei primi a credere nel CPM è stato sottoscritto. È vero. Quando è nato il CPM non è che ce n'erano tanti a scommettere un nichelino su una scuola di musica di un certo peso a Milano. Io ci ho creduto e nel mio piccolo ho cercato di contribuire allo sviluppo, all'allargamento e alla... Insomma, è un qualcosa che è un'eccellenza di Milano, non ne parla nessuno, parlano della scuola del cinema, della scuola Grassi, della scuola Streme, però un bel servizio su che cos'è il CPM ancora purtroppo non l'ho visto in televisione, speriamo... Adesso arriverà. Perché abbiamo il ministero che arriva il 12... A vedere come se possiamo in qualche modo avere dal ministero le cose, e dobbiamo dire grazie anche a te. E se ci fosse ancora qua mia suocera, direbbe: uè, ti è andato lo zanettino, e sai cosa si dice in questi casi? La compagnia è bella, ma la libertà l'è mai va pagata. Bene, allora. Ciao, si vede. Allora, guarda un po' questo. Ciao. C'hai un diploma. Allora, primo piatto, aspettato misto. Secondo, fallo vedere. Allora, il diploma dice: diploma del corso blues anno accademico 2016-2017, rilasciato a, non leggo, strumento. A proposito di strumento, attenzione, qua devo fare una tiratina d'orecchie al CPM, non so nella figura di chi. A me, io sono il presidente, tira la mela. Oggi un mio amico ha compilato Il modulo per partecipare oggi pomeriggio, e quando si parla di strumento non è presente l'armonica a bocca, perché non aveva ancora letto questo. Ah, ho capito. Non è stato aggiornato. Francesco, hai capito? Va bene. Quindi saluto honoris causa 21 novembre. Io questo adesso vado a casa, lo incornicio e lo metto sotto all'Ambrogino. Grande Fabio Treves. Grazie a tutti voi, siete veramente delle persone stupende, vi voglio bene anche se non vi conosco tutti uno per uno, e ricordatevi che il blues è la musica più bella che ci sia, vabbè, dopo il reggae, il funky, la musica classica. E tu salutaci tanto la persona che sta con te e che è nel tuo cuore e che ti dà veramente tanto e che ti consente di essere ciò che sei. Saluta Massorata. Non è Sorata. Tu sai benissimo chi mi sì. Okay. Okay. Ragazzi, ci vediamo e mi raccomando, ascoltate la buona musica, non fatevi abbindolare da quello che sapete benissimo. Ciao. Fabio Treves. Grazie. E non sarà l'ultima volta che verrà da noi. Oltre agli aspetti della formazione musicale, in CPM le storie, i racconti di vita vissuta sono dei momenti importanti in cui i ragazzi si confrontano con grandi artisti e con persone che vivono di musica. E in questi anni ci sono stati tanti attestati di stima e di apprezzamento per il nostro lavoro, e tanti amici, tanti musicisti, artisti sono venuti a raccontarsi o a trovarci. A partire da Francesco Guccini, Franco Battiato, Dalla, Elisa,
Ligabue, Caparezza, Francesco Renga, Gianluca Grignani, Daniele Silvestri, gli After Hours, Niccolò Fabi, ma anche tanti strumentisti. Voglio ricordare tra gli altri i percussionisti della Scala, Bill Frisell, James Garibaldi, Frank Gambale, Billy Cobham e tantissimi altri. Un lungo elenco di persone che hanno dedicato e che dedicano la loro vita alla musica e alle parole e sono qui per darci stimoli, motivazioni, opportunità di incontro. A molti di loro è andato il nostro diploma honoris causa.